Oggi sono da Burger King per provare il Kuro Baga in versione Shogun, l'hamburger giapponese putrefatto. Andiamo ad aprire. Wow, fa proprio venire una gran fame vedere questa roba. Colui che ha avuto l'idea di venire in questo posto meraviglioso è quest'uomo, esperto in hamburger e cibi putrefatti. Oh, che bello, guarda che il tuo si è fortunato perché hanno abbondato con l'asfalto. Chi poteva inventare una roba del genere se non i giapponesi? Chi poteva? Vi rendete conto che io ora mi sto per mangiare questa roba qua? Questa roba qua. L'odore è anche buono, cioè sembra l'odore di un panino normale. Buon appetito. Non fa schifo, non è buono, è un panino mediocre, il pane sa di pane, cioè non sa di roba carbonizzata, all'interno non è nemmeno nero, è tipo bluastro, ci sono anche delle melanzane qua dentro. Proprio l'idea di mangiare una roba che si presenta così ti dà il volto a stomaco prima di iniziare a mangiarlo, e quindi anche se magari il gusto non è che sia poi così male, ti rimane un po' sullo stomaco, non so come spiegarlo. Ora logicamente Jim vi dirà com'è il suo di panino. Yum. Se non ci fosse tutta sta roba sarebbe buono. Cioè, se fosse un panino a niente sarebbe sicuramente più buono. Non so che gusto ha, cioè non si capisce. È vero, in effetti non ha un gusto particolarmente deciso, è la mediocrità proprio fatta da panino. Che si spezza in mille parti ovviamente. Compra i panini al catrame, sono il futuro. Io questo non lo finisco. Non andrò a finire questo hamburger, mi dispiace, ma lo lascerò qui, dov'è? Non perché sia cattivo, ma perché mi dà proprio il disgusto, il tutto, l'insieme, cioè la consistenza. Riposa in pace. Per questo breve video è tutto, io spero che vi siate quantomeno divertiti nel vedermi soffrire a mangiare quella schifezza. Dal prossimo video vi garantisco che tornerò a mangiare cose buone e non vedo l'ora.